Dottoressa Maria Rosaria Boccia, grazie di aver accettato di incontrare la stampa. Grazie a lei per l'invito. Lei è stata definita in tanti modi, anche influencer, ma qual è la sua professione? Io sono imprenditrice da 20 anni. Che studi ha fatto? Università, economia. Come vi siete conosciuti e quando con il ministro della cultura Gennaro San Giuliano? Ci siamo conosciuti il 5 agosto, come possono testimoniare le foto pubblicate sui miei profili social, alla presentazione per la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'UNESCO. Ci sono tante foto, tante immagini di tanti viaggi, soprattutto negli ultimi tempi. Lei a quale titolo accompagnava il ministro San Giuliano? Consigliera grandi eventi per il ministro. Da quando questo? E inizialmente è stata una proposta e quindi ho seguito il ministro per conoscere la realtà del ministero e poi dall'inizio di luglio è stata poi istruita la pratica per diventare consigliera. Chi è che pagava nelle trasferte? Io ho sempre saputo che pagava il ministero, come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria che organizzava sempre tutti i viaggi. A Pompei il 3 giugno invece del 2024 avete fatto un sopralluogo per il G7 o la missione aveva un altro scopo? Sì, abbiamo fatto un sopralluogo per il G7 e il ministro ha approfittato per verificare alcuni scavi. Cosa c'era scritto in quella famosa mail del 5 giugno? Informazioni riservate? Certamente, la mail è stata pubblicata da Dallo Spia e non da me. E il direttore del parco l'ha inviata sotto espressa comunicazione del ministro, infatti il direttore non penso abbia frainteso proprio nulla perché c'erano tanti testimoni e il ministro è stato molto chiaro a sottolineare che doveva recapitarla anche a me l'email e c'erano i due percorsi, l'alternativa dei due percorsi che gli altri ministri che partecipano al G7 avrebbero dovuto fare e tutte le informazioni relative all'organizzazione. La consulenza per il G7 era gratuita? Certo. Perché secondo lei questa consulenza non è andata a buon fine? Non è stata controfirmata dal Ministero? Io ho letto che è stata firmata sia da me che dal ministro, come si può ascoltare dall'audio, e non è andata a buon fine, penso che queste spiegazioni le debba dare un'istituzione e non io. Il ministro ieri in televisione ha detto che avete avuto una relazione privata, voleva dire una relazione sentimentale. Questo dovrebbe chiarirlo lui. Quando siete stati sull'auto di tutela, che sarebbe l'auto di scorta, chiamiamo, l'auto dei carabinieri che accompagna sempre il ministro, lei è andata anche da sola o era sempre col ministro? Sempre con il ministro, ma non in trasferte brevi, in trasferte lunghe, anche in trasferte lunghe. Nel post di oggi ha detto mi chiamano ricattatrice e ha anche detto ma sono dentro i palazzi del potere che ci sono i ricattatori, a chi si riferisce? Mi riferisco ad alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto. Quindi il ministro secondo lei è sotto ricatto? Io penso di sì. Lei si sente tradita? Tradita no, perché il tradimento lo subisco eventualmente da persone a me care. Sicuramente la situazione poteva essere gestita in una forma più rispettosa. Da cittadina e anche da persona che conosce bene il ministro San Giuliano, che effetto le ha fatto vedermi ieri sera in televisione? Mi ha fatto sorridere. E lei che cosa desidera per il suo futuro? Lei cosa si immagina per il suo futuro? Io quello che faccio mi va bene e il mio percorso è sempre in salita e sicuramente continuerà ad essere così. Dottoressa Boccia, io la ringrazio per aver risposto alle nostre domande. Do appuntamento ai lettori domani sulla stampa in edicola dove leggerete un'intervista più estesa. Grazie a lei.